No, no, non può essere, sul serio. No, no, io non ti credo, sei un bugiardo. Davvero, ho fatto molta pratica. E ho già scelto la parola chiave. Qual è? Qual è? Floriscienta. Floriscienta? Ho fatto molta pratica con Nicolas. Ha dato risultati. E questo mi rende un po' nervosa. Ascolta bene, con questi poteri che hai, tu potresti far andare via una delle due streghe. Oh, ma certo. Non voglio continuare a mangiare come un maiale, hai capito? Non esagerare, sei magrissima. Proviamo, proviamo. Floriscienta. Mamma mia. Che la streghetta se ne vada di casa. Se ne vada di casa. Per sempre. Quanto prima dovrò provarmi il vestito da sposa. Deve chiudersi, deve starmi divinamente. Devo essere magra. Niente, abbi un po' di pazienza. Aspettami 5 minuti che ti accompagno. No, tu non vieni. Sono già d'accordo con Pedro. Le mammine devono accompagnare le loro bambine, chiaro? Dimmi una cosa. Ora che te ne vai di casa, ti porterai via anche... Cristina, te ne vai di casa! Ah! Sì, voi non sapevate niente? No, no, non sapevamo niente. Avete visto? Visto? Sì, fortunatamente con Federico abbiamo deciso di andare via da questo manicomio. Con chi? Vai, piano piano, piano. Devi cercare di stare fermo. Non vi si può lasciare soli 5 minuti, che voi finite sicuramente con l'ammazzarvi. L'avevo detto. Sai una cosa? Ti riporto da lui per l'altro occhio. Smettila, mi fa male sul serio. Fermati, Dina, piano. Oh, eccomi, no, sono qui. Vado io a rispondere. È davvero insopportabile. Oddio. Qua, non fate capricci, no, stiamo cercando di aiutarti. Mettimelo, per favore. Sì, piano. Va bene? Oh. Franco... No, no. Mi fa molto male. Te lo metti, ghiaccio, ma per favore. Non urlare la mano, Franco. Ti prego. Ciao. Bene, bene, era Pepita. Ha parlato molto bene di noi con quelli della rivista, ragazzi. Del vostro gruppo? No, dei due gruppi. Sul serio? Sì, se ci dividiamo le canzoni possiamo suonare tutti quanti. Benissimo. No, è orribile, è orribile. Siamo tutti in lotta come cane e gatto, non mi piace. Sono cose che succedono. Sì, succedono, però sono orribili. Io alla fine non ho niente. Non ho un gruppo, né una famiglia, non ho amici. Niente di niente. Bata, vieni per favore, devo parlare con te. Sì, mamma, che c'è? Flor, io sono tuo amico. Dici sul serio? Dopo tutto quello che è successo tra di noi? Sì, Flor. Succeda quel che succeda, io ti amo, è così. No, Franco, grazie mille. Io ti giuro che vorrei chiedere alle mie fatine di toccarti con le loro bacchette magiche per farti capire quanto ti voglio bene, ma... Va bene, Flor, va bene. No, voglio solo che tu sappia che ti starò vicino per sempre. Ne hai ancora per molto, Federico. Aspetta. Ecco qui. Ecco, ecco, ecco. Questa deve essere la madre di Flora. E ora che si fa? Che ne so che si fa? Chiameremo un detective privato? No, sei pazzo. Non cominciamo così perché finirà molto male. Vediamo. Tu sai di qualcuno che conosceva la madre di Florencia? Sì, Titina. Allora andiamo a cercarla, no, le parliamo? No, 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 fermo, no, no, no. Perché se Titina scopre qualcosa del vero padre di Flor, lo sapranno tutti, no? No. Io ero molto amica di Margarita Valente, la mamma di Florencia. Ora so cosa devo fare. Malala. Malala, scusa. Sì? Devo parlarti un momento. Sì, tesoro. No, che succede? Con Delfina ci sono problemi? No, niente, no, non è questo. Oh. È solo che... stavo pensando casualmente a Flora e a suo padre. Suo padre? Che padre? Suo padre. Ah, suo... Ah, sì. Fassarino, tu no, dici? No, non Fassarino, io, no. Il suo vero padre. Ah. Tu ti ricordi che mi avevi detto che... Avevi conosciuto la madre? Sì, 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 ora mi ricordo di averlo detto. Sì. E con questo? No, il fatto è che... Io ricordo che il nome della mamma di Flora era Margarita Valente. Però... Tu puoi dirmi qualcosa a proposito della mamma di Flora?